Buongiorno notizia. Un minuto dopo le 9, come anticipato prima, adesso parliamo di calcio con il nostro amico ospite in studio Melo Russo, già inquadrato dalla Radio TV. Con lui parliamo naturalmente del nuovo exploit del Catania, che si aggiudica il derby con un regolare e classico 2-0 con l'Akragas. Però Melo, un Catania che vince, convince, ma che comunque ha dovuto soffrire non poco. Sembrava una partita sulla carta più facile contro il fanalino di coda Akragas, e invece non è andata fortunatamente come lo scorso anno, ma comunque l'Akragas si rivela ancora bestia nera del Catania. Ma diciamo, per quanto riguarda la prestazione, sicuramente anche ci ha sorpreso un po' a tutti, perché questa squadra non è tanto dimessa per come ci si aspettava. È stata una squadra che ha lottato, ha corso, era ben impostata, e che il Catania ha dovuto sudare per metterla sotto, anche perché, ripeto, quando si giocano contro il Catania un po' tutti si esaltano. Questa squadra, ripeto, tutti quanti siamo rimasti sorpresi, almeno io da parte mia sicuramente, perché pensavamo una squadra ormai allo sbando, invece no, assolutamente no, si è presentata bene, ha giocato un ottimo calcio, ha impegnato tantissimo il Catania anche sullo 0-0, addirittura ha preso un palo che poteva anche finire in gol. È chiaro che la supremazia poi del Catania, la superiorità tecnica e organizzativa è prevalso, e poi, ripeto, il risultato è stato sbloccato, che loro erano in 10 perché c'è stata un'espulsione magari meritatissima, perché ha falciato un giocatore del Catania a gioco fermo, e quindi poi un po' si sono allargati e il Catania è passato, anche se poteva passare anche un po' prima. Però, ripeto, bella partita di sostanza. Il Catania ha lottato su tutti i palloni, è riuscito a vincere, ecco, e con merito anche. Una nota di merito in più per i rossazzurri, che anche nei momenti di difficoltà e anche in situazioni ingarbugliate riescono ad avere la meglio, non si arrendono mai e anzi riescono poi a portare a casa il risultato. Il Catania nelle ultime partite ha cambiato un po' il volto del suo modo di giocare, perché sta adottando una tattica diversa l'allenatore del Catania, da 5-3-2 o 3-5-2 l'ha portata a un 4-3-3, dove ha inserito una terza punta esterna, che è Di Grazia, e un po' si sono visti un po' più propositivi, quindi perché, un po' di aggressività in più, ma indubbiamente, perché ripeto, questa tattica dà la possibilità di giocare più larghi, e Di Grazia è anche dotato di velocità e di tecnica, e Russotto a destra o viceversa, Di Grazia a sinistra con una punta centrale. Le squadre si devono allargare necessariamente, si trova più spazio per poter fare gol. Catania che intanto rosicchia due punti importanti al Lecce capolista, e nel prossimo turno ci sono degli incroci interessanti. Parleremo di questo con Melo Russo tra poco, subito dopo la linea alla regia per la musica e per i comunicati commerciali. Studio 90 Italia. Buongiorno notizia. 12 minuti dopo le 9, adesso parliamo di meteo, perché la Gazzetta del Sud dà una notizia che non è delle più positive per i freddolosi. In arrivo freddo e burrasca anche su Calabria e Sicilia. La perturbazione atlantica in transito sull'Italia si sta infatti spostando velocemente verso sud-est, interessando anche le regioni meridionali, con una massa di aria fredda che determinerà un deciso calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse, che integra ed estende quello dei giorni scorsi. Dal primo pomeriggio di oggi si prevede il persistere di venti forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sulla Calabria e sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi allerta gialla per rischio idrogeologico sul versante tirrenico e su quello ionico meridionale della Calabria, anche sul versante tirrenico nord
nord-orientale della Sicilia. Adesso torniamo invece a parlare di sport, torniamo a parlare di calcio con il nostro amico Melo Russo, detto del Catania. Uno sguardo anche alle altre siciliane, abbiamo detto del Lecce che intanto ha pareggiato, quindi ha perso due punti importanti proprio sul Catania, e poi ci sono i pareggi della Leonzio 0-0 sul campo del Cosenza e la vittoria del Siracusa sul Catanzaro per 2-1, oltre alla vittoria in trasferta importante del Trapani sull'Andria. Insomma, le siciliane vanno. Una giornata positiva per tutte le siciliane, e questo mi fa felice, perché tu lo sai che io sono portato verso tifoso della Sicilia, Sicilia. Sì. E allora diciamo che la Leonzio ha fatto un punto importante a Cosenza, dove magari dimentichiamo facilmente che questa è stata una squadra attrezzata per fare il salto di categoria, però sta deludendo, sta avendo difficoltà, ha delle difficoltà che si notano anche nei risultati. Però la Leonzio ha fatto una buona gara, è chiaro che anche loro devono riflettere un po', perché a mio giudizio manca qualcosa a questa squadra per arrivare a una salvezza tranquilla. Non riesce a fare quel saltino decisivo. Segna poco, anche se la difesa riesce a reggere, l'abbiamo visto un po' anche in casa, è un po' i dati parlano chiaro, cioè segnano poco anche se subiscono poco, quindi lo 0-0 è alla portata un po' più facilmente degli altri risultati. Per quanto riguarda il Siracusa, continua questo splendido campionato, sono contento perché ha segnato un siracusano che fino all'anno scorso era nel Catania e magari non era tanto apprezzato per come ora sta andando lì a Siracusa, ha trovato il suo ambiente ideale, parlo di Parisi, ha fatto due gol addirittura, per uno che gioca un po' sulla fase difensiva importante, che proiettano il Siracusa al quarto posto, non dimentichiamo. Il Siracusa, ripeto, se avesse vinto le gare in casa, perché ha vinto più fuori casa che in casa, è una squadra che ha una caratteristica particolare, e quando è in campo esterno si esprime meglio. Per quanto riguarda poi il Trapani, è quello che a me, ho sempre detto da questi studi, è la squadra che più temo, perché la corsa verso la Serie B, sono, lo ribadisco ancora una volta, sono tre le squadre che mirano a questo traguardo, e che fra tutte e tre il Catania, penso che più che il Lecce deve temere di più il Trapani, e magari venerdì sarà la prova del 9. Ecco, infatti venerdì 1 dicembre alle 20:45 derby tra Trapani e Catania, con il Lecce che riposa, quindi potrebbe arrivare qualcosa di buono. Sicuramente potrebbe arrivare qualcosa di buono, perché questo, ripeto, questo è un campionato. Il Catania ha vinto prima 6, poi ha avuto la battuta d'arresto di due sconfitte consecutive, e poi ne ha vinte altri 5, poi nuovo filotto, sono 5 le vittorie di seguito, quindi su 11 e 13 partite ha vinto 11, eppure è indietro, quindi ciò sta a significare che bisogna sempre vincere per cercare di arrivare primi. Anche il pareggio, vedi, il pareggio del Lecce ha portato il Catania già a un soffio dalla vetta, e quindi questo è un campionato che chi si ferma è perduto, quindi non si può perdere. Vincere. Parleremo ancora del derby di venerdì prossimo, parleremo anche di Serie D, perché scendiamo di categoria, è stato un buon turno anche in Serie D per le squadre siciliane, con il nostro Melo Russo. Intanto linea alla regia.